microcriminalità noi riscontriamo una riduzione un po' di tutti i fenomeni, però è sicuramente allarmante la quantità di droga che abbiamo sequestrato e anche le persone arrestate per droga, che sono sintomatiche di una società in evoluzione negativa da questo punto di vista, nel senso che aumentano i giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti e purtroppo anche gli stupefacenti di un certo spessore, soprattutto cocaina, oltre all'hashish che diciamo, è la base diciamo, fondamentale della droga che noi sequestriamo. 8 omicidi, 6 subito si è fatta piena luce, uno sembra proprio l'unico di mafia e poi un altro fatto di cronaca a Montalegre. I due omicidi non scoperti, per questi due stiamo ovviamente continuando le nostre indagini, in particolare su quello di Montallegro, che è sicuramente più recente, una donna di Roma che viveva da poco tempo qui in Sicilia, in provincia di Agrigento, e vista l'età, visto il fatto che non avesse poi fatto dei nemici, riteniamo che sia una rapina o che un furto che sia trasformato in rapina e poi in omicidio. Su questo stiamo indagando ancora con grande impegno. Per concludere, il Panno di Montechiaro, la festa si terrà lì per dare anche un segnale dopo quello che è successo a un vostro uomo che è stato, diciamo, si è salvato la pelle per poco. Il segnale era questo. Noi avevamo pensato di andare a Palma di Montechiaro già oltre un anno fa, su proposta del presidente della provincia, del professor Dorsi. Avevamo già pensato un po' di tempo fa di spostarci su Palma di Montechiaro, volevamo dare un segnale a questa terra con una presenza forte delle istituzioni, una terra che ha visto negli anni 80 e 90 gravissimi episodi di omicidi, di massacri, autentici massacri ci sono stati. Poi il fatto che è avvenuto recentemente con questa rapina sventata da parte del maresciallo Barletta, che ha rischiato anche di essere ucciso, perché ricordo a tutti che il rapinatore ha tentato poi di sparargli e la pistola per fortuna non ha funzionato. Ma l'aspetto più delicato dell'intera vicenda è il fatto che quando i due rapinatori sono stati portati in caserma, di fatto poi sono arrivati vicino alla caserma una cinquantina di persone, tra parenti e amici, che hanno tentato di portarseli via, e questo è probabilmente l'aspetto più drammatico dell'intera vicenda.